Adesso vado da Fulvio Marino. Oggi andiamo su un grandissimo classico che piace. Beh, adesso facciamo anche... lo so, Spogliattolino, ma io sono stata subito attratta dagli occhi di bue. Allora, indizio numero 2. Ha una taglia, ma non è un ricercato. No, dicevo, guardate che meraviglia, no? Questo vassoio. Possono anche con gli occhi di bue, che sono un grande classico, no? Piace a tutti, una merenda, una colazione. E, insomma, perché si chiamano occhi di bue, tra l'altro? Sicuramente la forma, no? Di questa, in questo caso c'è un'albicocca in mezzo. Gli occhi di bue che tutti conosciamo sono quelli fatti con pasta frolla, no? Classica, con la marmellata in mezzo e appunto l'albicocca in questo caso. Oggi li facciamo di pasta brioche. Sono gli occhi di bue del fornaio, praticamente. Se tu li guardi da... Li assaggio, tocchi, magari anche. Esatto, li assaggi, ti accorgi che sono super morbidosi, quindi meno frollosi e super morbidi, proprio perché sono... hanno la caratteristica di essere fatti con la pasta frolla, guarda che, con la pasta brioche. Guarda che meraviglia. Poi essendoci la frutta dentro, vera, esatto, è meravigliosa. Io ci ho messo un'albicocca sopra, sono veramente buoni. E adesso che iniziano le scuole, secondo me potrebbero essere una bella alternativa alle nostre merende. Partiamo dall'impasto, l'impasto brioche, 500 grammi di farina tipo zero. Andiamo a mettere 10 g di lievito fresco di birra, ricordiamo sempre la farina deve essere una farina con almeno 14 g di proteine. Mettiamo 70 g di acqua e 75 g di latte, 150 g di uova, come vedi sto mettendo tutti i liquidi della ricetta all'interno. Impastiamo, quindi amalgamiamo bene il lievito con tutti i liquidi e la farina. Sono io, caldo fa caldo. Oggi sì, un po' più caldo fa, io però devo dire che sto bene. Ma fa caldo? No, perché se non so mai se sono gli scaldoni. Secondo me può essere anche un po' di scaldone, altro, perché io sto bene, non sento caldissimo. Pure io. Anche te c'è un po' di scaldone. Allora, se io e l'Antonella non facciamo testo. Guarda, impastiamo per 10 minuti, quando l'impasto si rapprende. Dopo mettiamo lo zucchero, continuiamo ad impastare. Naturalmente ti sto facendo vedere gli step, ma dobbiamo rispettare i tempi. E alla fine mettiamo il sale. Lo facciamo assorbire bene e quando il nostro impasto ha preso una consistenza, scorza d'arancia, burro, eccolo qua, che sono 50 grammi, possiamo metterlo tutto insieme, lo facciamo assorbire e a impasto ultimato lo facciamo riposare per 12 ore, 10-12 ore in frigorifero. Quindi per farlo prima prendere. Per il giorno, esattamente, per il giorno dopo. E poi ripartiamo con tutto. Che meraviglia. Vai. Vengo dopo. Dopo. Caro Fulvio, allora le abbiamo viste all'inizio, le abbiamo mangiate quasi tutte, abbiamo potuto difenderli. E abbiamo fatto il nostro impasto, che è l'occhio molto semplice. Esatto, occhi di bue dolci, lievitati, quindi una pasta brioche che abbiamo fatto con farina, latte, acqua, uova, zucchero, lievito di birra. Li abbiamo messi tutti subito mettendo zucchero, sale e burro alla fine. Qua ci sono tutti i passaggi, piano piano è importante sempre aggiungere i liquidi all'inizio, in questo caso, in questa ricetta, lo zucchero a metà impasto, piano piano, il sale e poi di conseguenza il burro alla fine, dando i tempi necessari all'impasto per, diciamo, assorbire bene tutti gli ingredienti. Un piccolo trucco, perché dopo andremo a stendere col mattarello questa pasta, l'impasto appena terminato lo mettiamo, anziché nella ciotola come al solito, mi preparo una teglia da forno, metto pochissimo olio sotto, prendo il nostro impasto, quello proprio appena fatto, e inizio già a stenderlo così, in questo modo. Per che motivo? In questo modo il riposo in frigorifero, essendo piatto, non essendo rotondo, l'impasto si raffredda prima, si ferma prima, quindi non inizia a lievitare in frigorifero, e dopo, durante la stesura, sarà tutto più comodo. Quindi stendiamo l'impasto, lo copriamo naturalmente con la pellicola, lo mettiamo in frigorifero così, a riposare per 12 ore. Questo è un piccolo trucco che però ci aiuta molto a casa. Perché il freddo entra meglio. Il freddo entra meglio. Quindi l'importante è che lo copriamo con la pellicola in modo che non faccia crosta e lo facciamo proprio riposare così. In pasticceria spesso si fa, soprattutto nei prodotti sfogliati, quando ad esempio magari facciamo i croissant a casa, eccetera. Certo. Il panetto di pasta spesso lo facciamo riposare proprio già un po' steso. A questo punto che cosa facciamo? Un po' di farina sul tavolo, proprio pochissima, vedi che quasi non si vede. E andiamo a inizialmente a stenderlo con le mani e stendiamo una pasta fredda, quindi è proprio importante che sia fredda proprio perché almeno non rimane appiccicosa. Quindi prima con le mani e poi vado con il mattarello.
un po' in frigorifero lievita, ma molto poco. Eccoci qua. E la stendiamo dimensione di mezzo spessore di mezzo centimetro circa. Se abbiamo impastato bene, la temperatura è giusta, il mattarello non si attacca alla pasta. Certo. E non dobbiamo aggiungere eccessiva farina, perché sennò spesso succede che è molto appiccicosa e dobbiamo aggiungere continuamente farina e questo non va molto bene. Partiamo con la creazione dei nostri occhi di bue, molto semplice. L'importante è che abbiamo due ring come questo. Okay. Uno più grande e uno per fare il buco dell'occhio. Bravissima. Quindi ce ne servono due. La pasta che avanza, assolutamente. La ripastiamo e sempre facciamo un altro occhio di bue. Un altro occhio di bue, dei panini dolci, qualsiasi cosa. Una la buchiamo e la togliamo. Vedi, facciamo proprio così. Perché una va sovrapposta all'altro. Bravissima. Una la togliamo e una no. Però ecco, la pasta che ci rimane, mi raccomando, e li montiamo direttamente sulla teglia. Così poi non li muoviamo più. Sotto. Sotto. Pochissima confettura in mezzo. In genere si usa l'albicocca, si usano le confetture chiare solitamente, però no, poi in realtà si può usare anche la crema di gianduia. Ecco, sì, questi sono. E poi gli mettiamo la classica, quella l'albicocca sopra, che schiacciandola, vedi, rimane. Guarda, se non avete l'albicocca, perché quello è il bello, fate solo la marmellata. Bravissima, fate solo la marmellata. Ma poi qui possiamo farla, ad esempio, con i mirtilli, con i lamponi, con tutto quello che ci piace di più. Se no, solo marmellata, come giustamente dici. Inseriamo di qua, andiamo a mettergliela, vedi, la schiacciamo. Facciamone ancora un po'. Sì, tanto da che così almeno. Poi possiamo farle anche diverse. È chiaro che l'occhio di bue, ecco perché si mette l'albicocca, perché dà l'idea proprio dell'occhio, esatto, no? Esatto. L'originale è questa. Poi sì. Poi sai che piace, la tradizione è un'innovazione ben riuscita, no? E quindi alla fine, se facciamo anche un'altra cosa, può diventare poi un qualcosa che... Metti che a uno piace l'albicocca, dici io, esatto, non mangio l'occhio di bue perché non mangio l'albicocca. No, lo fa in un'altra maniera. Allora, ci siamo, okay. Ne ho fatti 3 o 4. La pasta, mi raccomando, questa la ristendiamo avanti. Oppure facciamo dei panini, tanto siamo già a posto. Facciamo lievitare per circa 2 ore. Guardate come diventa, anche se proprio diventano tutti belli così. Diventano belli, belli gonfi. E uovo, semplicemente un uovo per dargli un po' di lucidità colore. E di colore alla nostra crosta, così almeno prendono quel bel colore. E andiamo forno. In forno a 180 gradi per 25 minuti, fino a quando sono belli dorati. Perse, dove sei? Venite, tanto siete tutti lì. Ci trasferiamo dal salato al dolce. Zucchero a velo. Vabbè, ma questo è, io l'ho già assaggiato prima, è meraviglioso. E pronti? Meraviglioso. Sai che io comunque non siamo appassionati del dolce dolce, questo è perfetto. Questo è pazzesco, ne tagliamo anche. No, guarda che meraviglia. Guarda che bello. Visto che avete già mangiato tutto il salato, adesso potete anche finire. Guardate che bello quando si apre, che meraviglia.